esserci lo scioglimento? Lo scioglimento già c'è, lo scioglimento. Noi aspettiamo che il Consiglio Comunale questa volta faccia il suo dovere, perché purtroppo è colpevole, perché dall'agosto 2013 non ha mai dichiarato l'incompatibilità di De Luca. Se avesse assunto questa sua responsabilità, Salerno sarebbe sicuramente migliorata e non ci avrebbero i consiglieri portati a questa situazione drammatica, sia da un punto di vista morale, sia economico, sia sociale. Le motivazioni sono lunghe e corpose, non c'è stata ancora la presentazione del ricorso in Cassazione, almeno. Ma guardi, su questo aspetto siamo tranquillissimi, perché il principio è pacifico. Lo sapeva bene già l'ex sindaco, lo sapevano bene i consiglieri comunali, i quali nei 10 giorni dalla sussistenza della causa di incompatibilità avrebbero potuto ben dire: il nostro sindaco non è incompatibile, ma questo non l'hanno mai fatto. Quindi adesso si assumessero la responsabilità di persone serie per il bene dei cittadini salernitani. Okay, grazie.